Buonasera a tutti, vi do il benvenuto a un nuovo appuntamento con le lezioni di letteratura di Mondadori Education. Come al solito il mio compito è quello di darvi alcune istruzioni e indicazioni tecniche. Chi assiste alla lezione in diretta o entro la mezzanotte di oggi può avere diritto a ricevere un attestato di partecipazione che troverà sul sito mondadorieducation.it/attestati. Le slide che accompagneranno la lezione di oggi saranno a vostra disposizione nella sezione archivio dello stesso sito internet nei prossimi giorni. Il video rimarrà a disposizione sul canale YouTube della Mondadori Education per tutto il tempo che vorrete e quindi, se vorrete, lo potrete utilizzare in classe, proiettarlo e discuterlo con gli studenti. Infine, potete fare domande al relatore di oggi attraverso il sito tuadomanda.it e il codice 7426, oppure scansionando il QR code che comparirà in sovraimpressione durante la diretta. La lezione di oggi è assegnata al professore Gianluigi Simonetti, che saluto. Buonasera. Professor Simonetti insegna letteratura italiana contemporanea, letterature comparate e storie della critica all'Università di Losanna in Svizzera. È autore di un libro sui temi che affronterà oggi, la letteratura circostante, narrativa e poesia nell'Italia contemporanea, uscita per il Mulino nel 2018. Gli lascio subito la parola per questa lezione dedicata alla narrativa di questi ultimi anni, la narrativa appunto circostante. Ci sentiamo dopo per le domande. Grazie Alessandro, grazie alla redazione di Mondadori Education per l'invito e grazie naturalmente ai colleghi che ci seguono e in generale a tutti coloro che si collegheranno. Credo che abbia senso, come abbiamo organizzato, pensato di fare, parlare di letteratura, io la chiamo letteratura circostante, ma insomma di fatto si tratta di letteratura contemporanea o ancora, per meglio dire, ultracontemporanea. La letteratura che si fa oggi, la letteratura che troviamo nelle librerie e non solo nelle biblioteche, ecco, per intenderci. Credo che abbia senso parlarne perché la letteratura, proprio in letteratura, le cose sono cambiate rispetto al Novecento, rispetto alla tradizione della modernità in generale, Ottocento, Novecentesca, e stanno cambiando del resto ancora sotto i nostri occhi. Credo che viviamo una fase di transizione importante rispetto al passato artistico e in particolare rispetto al passato della tradizione della letteratura. Questo non implica un cambiamento totale, non tutto è cambiato, i sentimenti umani sono sempre quelli, gli uomini forse per certi versi cambiano poco, però certamente cambia la società e cambiano le forme dell'arte, quindi anche le forme letterarie. Se è vero che l'arte ha a che fare con la realtà, in generale con la società, sia pure in modo non meccanico, ma attraverso delle mediazioni che ne sono proprie, io ho l'impressione che le cose effettivamente, alcune cose siano in via di trasformazione, si siano già trasformate. Penso possiamo essere d'accordo sul fatto che l'arte in generale, la letteratura in particolare, dà voce a quello che la società non dice di sé e a volte neanche sa di sé. Penso che possiamo essere d'accordo sul fatto che la letteratura esprime un sapere, una conoscenza diversa da quella delle altre scienze sociali, attraverso le forme che gli sono peculiari. E allora, che è poi anche il motivo per cui ci piace, penso, per cui anche ci serve il punto di vista della letteratura. Ecco, allora, se tutte queste cose sono vere, credo che effettivamente abbia senso uno sguardo ravvicinato sulla letteratura ultracontemporanea e su quelle che sono le specificità e le innovazioni, le novità che questo tipo di letteratura, queste stagioni della letteratura portano con sé. Visto che alcuni di questi cambiamenti passano attraverso delle mediazioni, alcune delle quali possono essere anche molto complesse o abbastanza complesse, allora forse può essere utile per comprendere, per sciogliere queste mediazioni, l'intervento della teoria della letteratura o della storia della letteratura. Scienza della letteratura mi pare troppo, ma credo che uno sguardo, diciamo, approfondito possa essere utile. Ora, in particolare, questo mio intervento di oggi vorrebbe procedere in due direzioni in particolare. Sono due direzioni che sono incluse nel libro che ho scritto un paio d'anni fa e di cui parlava
tre anni fa in realtà, e di cui parlava prima Alessandro Mongatti, la letteratura circostante, appunto, con riferimento proprio alla letteratura che ci sta intorno, no? Che è nell'aria dei nostri tempi. Le due direzioni che questo libro prendeva sono più o meno le stesse direzioni che vorrei prendere oggi con voi. Cioè, da una parte vorrei provare ad abbozzare proprio una storia, quindi anche una periodizzazione dell'ultracontemporaneo. Cercare di capire, in particolare, quando si esaurisce o comincia a esaurirsi la tradizione del Novecento e quando invece si manifestano segnali di un assetto diverso del campo letterario, quello nostro attuale, quali sono, insomma, quando cominciano ad affiorare, ad emergere le tendenze che si sono affermate negli ultimi 30, 20, 30 anni, che è un po' l'ambito, lo spazio in cui ci muoveremo. Vorrei quindi mettere a fuoco proprio i fatti di stile più salienti, le dominanti formali, ecco, più precisamente della narrativa di questi anni, quelle più spiccate, quelle più innovative, le metamorfosi, insomma, che hanno investito la nostra letteratura, anche il sistema dei generi letterari è molto cambiato in questo periodo. Quindi diciamo subito che se questo è un po' l'obiettivo, una storia delle forme letterarie contemporanee, uno dei due obiettivi, dico subito che non farò tanto, non vorrei fare in prima battuta almeno un canone, non vorrei fornire un canone di capolavori, di opere straordinarie, magari di quello possiamo parlare dopo, so che è previsto uno spazio di discussione e potremmo allora magari soffermarci anche proprio sulle cose più belle o quelle che ci sembrano tali. Io vorrei più fornirvi invece in questa prima parte del mio intervento un paesaggio letterario ultracontemporaneo che, come tutti i paesaggi, non è fatto solo di cose belle, è fatto anche di cose brutte, insomma ci sono le cattedrali romaniche gotiche, ci sono i palazzi rinascimentali, però il paesaggio italiano è anche fatto di capannoni industriali, di baracche, di bidonville, di case alveare o anche di cose mediocri, né particolarmente belle né particolarmente brutte, i manufatti geometrili, le villette a schiera, insomma cose belle, cose brutte e soprattutto molte cose mediocri formano il panorama letterario contemporaneo e forse non solo quello contemporaneo, e io vorrei fornire uno sguardo d'insieme con più attenzione ai fenomeni che ai valori. Penso che per capire cosa succeda nella società e nel nostro presente attraverso la letteratura non serve solo la bellezza, può servire anche la bruttezza, forse anche la mediocrità può essere molto utile. Poi è chiaro, e lo dico subito, che a scuola userei invece testi belli, soprattutto, se non esclusivamente, e soprattutto tra i testi belli sceglierei quelli magari che hanno più speranze di essere compresi e amati dai ragazzi, e appunto di questo parleremo poi dopo. Però ecco, prima una sguardo un po' storico, un po' panoramico alle forme letterarie contemporanee, quindi un'idea di privilegiare anche l'analisi formale. Noi viviamo in un'epoca in cui la critica letteraria guarda soprattutto agli studi culturali, alla critica tematica. Io penso che valga ancora la pena interrogare la letteratura da un punto di vista formale, provare ad ascoltare proprio quello che la letteratura con i suoi specifici mezzi espressivi ha da dire, e quindi anche, come vi dicevo prima, al significato latente della letteratura, vedere anche quello che le opere letterarie dicono senza farlo apposta, senza dirlo esplicitamente, ma in modo latente e a volte anche involontario. E poi la seconda direzione che vorrei prendere in questo intervento è anche appunto quello di vedere, di guardare alle opere letterarie, io dico, come indicatori sociologici di quello che succede fuori dalla letteratura, cioè cercare appunto di capire che rapporto c'è fra queste trasformazioni letterarie e quelle che sono anche le trasformazioni della nostra storia, del nostro presente in questi anni, e credo che la letteratura e l'arte in generale possa fornire degli spunti in tal senso, e anche dal punto di vista didattico, anche dal punto di vista della scuola, usare, studiare l'ultracontemporaneo serve a capire che cosa sta succedendo intorno a noi, ecco, più in generale. Questo, molto sinteticamente, è il piano. Mi contraddico subito perché vorrei cominciare con un capolavoro, effettivamente, forse uno degli ultimi capolavori del romanzo italiano del Novecento. Siamo nel 1982, quando per Einaudi esce l'ultimo straordinario romanzo di Elsa Morante, Araceli. In realtà non parliamo tanto di Araceli, ma parliamo soprattutto e partiamo da alcune righe che Franco Fortini scrive su Araceli e pubblica, per così dire, in diretta, a caldo,
poche settimane dopo l'uscita del romanzo. Una recensione, se volete, però certo una recensione molto acuta e anche molto complessa. Noi estraiamo soltanto un capoverso che credo possa essere un utile punto di inizio per quando è stato scritto e per le cose che vede nel momento in cui è stato scritto. Quindi primi anni 80, 40 anni fa. Senza dubbio, scrive Fortini parlando di Araceli, senza dubbio quest'opera è fatta per chissà che cosa è stata, finché è esistita, la letteratura. Si situa assai prima delle scritture che oggi vengono redatte con educato cinismo da astuti gnomi esperti in rewriting, pubbliche relazioni e ricerche di mercato, e che allegri se la ridono della plebe ancora pagante. Quegli attivi coboldi abitano e animano i corpi di alcuni nostri degnissimi scrittori viventi, che, almeno per la platea, vogliono ancora abbigliarsi come quelli che negli ultimi due secoli si misurarono con le massime tensioni e dimensioni della specie umana. Amici sensibili e intelligenti ripugnano ad ammetterlo, ma dopo quello sociale e politico, alla letteratura mi pare sia stato ritirato anche il mandato etico e religioso. La Morante è probabilmente il solo scrittore italiano che mantiene un legittimo legame con quel grande mandato. Fa stormire tutto il suo bosco di parole, non si risparmia, fissa le rive estreme. La sua è una splendida battaglia di sganciamento. Sono pagine, insomma, piuttosto, sono parole abbastanza dense, adesso proviamo a scioglierle. A partire da questa distinzione che mi sembra molto interessante che fa Fortini, due tipi di letteratura indica Fortini. Una vincente che si sta imponendo sotto i suoi occhi in questi primi anni Ottanta e che lui vede consegnata agli esperti di scrittura, pubbliche relazioni e ricerche di mercato. E naturalmente capiamo che c'è uno sguardo polemico di Fortini verso questo tipo di letteratura in ascesa. E un'altra letteratura che invece viene da lontano, viene dagli ultimi due secoli, quindi dall'Ottocento e dal Novecento, e che in questi ultimi due secoli, Ottocento e Novecento, si è misurata, dice Fortini, con le massime tensioni umane. C'è anche una contrapposizione un po' morale che fa Fortini, lo faceva spesso Fortini, questo tipo di contrapposizione, tra questi due tipi di letteratura. La letteratura dell'Ottocento e del Novecento, la tradizione moderna, potremmo dire, otto-novecentesca, fissa le rive estreme, ed è quella di cui fa parte Elsa Morante. Ecco, Elsa Morante sembra, agli occhi di Fortini, chiudere questa tradizione che ha attraversato l'Ottocento e il Novecento, che ha fatto i conti con le massime tensioni umane, che non si è risparmiata mai e che fissa le rive estreme, cioè che guarda, come dire, in modo assoluto alla vita umana e al mondo. Elsa Morante fa parte di questa tradizione che sta declinando, mentre invece c'è un'altra letteratura che sta invece nascendo, che sta vincendo, che è segnata invece, dice Fortini, da educato cinismo. Chiaramente Fortini, il cuore di Fortini batte per la Morante, per Morante, per Araceli, e batte per questa tradizione moderna, otto-novecentesca. Tanto è vero che dice, mettendosi da questa parte, Araceli è fatto per chissà che cosa è stata finché è esistita la letteratura. Fortini si mette dalla parte di Elsa Morante, dalla parte di questa tradizione moderna che sta per estinguersi. Però non è, tutto sommato, neanche difficile, anche se non fa nomi, non è difficile capire con chi ce l'ha Fortini quando se la prende un po' sarcasticamente con questa nuova letteratura, le cui opere, le cui scritture sono redatte con educato cinismo da esperti in pubbliche relazioni, ricerche di mercato e riscrittura. Io credo che siamo nel 1982, io credo che Fortini ce l'avesse con libri di questo tipo, usciti tutti tra il 1980 e il 1981, insomma, a ridosso di Elsa Morante, scritti da autori di generazioni diverse. Umberto Eco, già ben più giovane di Elsa Morante, nel 1980 aveva pubblicato Il nome della rosa, un bestseller non solo italiano, internazionale, un libro insomma molto venduto, anche molto discusso e anche molto apprezzato non solo dal mercato ma anche dalla critica. Sempre nel 1980 era uscito Altri libertini, di un autore invece giovanissimo, ventenne, Pier Vittorio Tondelli, per Feltrinelli, in una collana di
dedicata proprio ai franchi narratori, alle nuove scritture, è uscito questo libro di cui si era parlato per altri motivi, anche lì con grande consenso commerciale, successo di mercato, ma anche con interesse critico. Lì invece il mondo, Il nome della rosa, lo sapete, è un romanzo storico ambientato nel 300, che mescola un po' romanzo storico e romanzo giallo, ma ha anche un'impalcatura, diciamo, quasi filosofica, anche che attraversa queste scritture di genere. Anzi, Libertini era invece un romanzo che era proprio scritto da un giovane per i giovani, a partire dal racconto di esperienze strettamente giovanili in giro per l'Europa e intorno all'Emilia. E poi Treno di Panna, libro invece uscito nell'81 di Andrea De Carlo, anche lì ambientato con un'ambientazione esotica, ma non nel passato esotico di Umberto Eco, ma nel presente di Los Angeles dei primi anni 80. Il protagonista è un giovane fotografo italiano in trasferta a Los Angeles. Anche qui un racconto molto legato alla contemporaneità, apprezzato di Italo Calvino, e molto legato anche ai temi dell'immagine, della fotografia. Io credo che Fortini pensasse tra le righe a questo tipo di libri, che erano libri di successo in quegli anni, e che sono effettivamente, se noi li vediamo oggi col senno di poi, sono tre libri che ciascuno a suo modo costituiscono, contengono al loro interno ciascuno delle importanti anticipazioni di quello che poi diventerà il romanzo italiano, la narrativa italiana negli anni 80, 90 e per certi versi ancora oggi. Quindi, diciamo, non è sbagliata l'intuizione di Fortini, quella di vedere un grande capolavoro come Racelli come, come dire, atto finale di una tradizione moderna che attraversa l'Ottocento e il Novecento e che ha fatto, come dire, della tensione, della scommessa di senso assoluta proprio baluardo, ecco, e vedere invece arrivare una nuova letteratura come quella di Eco, di Tondelli, di De Carlo, che ha un assetto diverso. È la tradizione moderna che per Fortini sembra ancora conservare un mandato, ricordate, etico e religioso, che sembra invece essersi perso nelle nuove generazioni di scrittori. Naturalmente Fortini non pensa alla religione confessionale, pensa a quella frase un po' di Proust, no? Proust diceva: si entra nella letteratura come si entra nella religione, cioè con un senso un po' di vita o di morte, col senso di fare una cosa che contiene significati assoluti di senso. Ecco, da questo punto di vista, certamente Araceli fa parte di questa tradizione che passa attraverso Proust, ma che passa anche attraverso Tolstoi, Dostoevsky, Leopardi, Manzoni, e che per Fortini sembra finire all'altezza degli anni Ottanta, sostituita da una letteratura che guarda invece appunto anche e soprattutto forse alle ricerche di mercato, alle riscritture, alle pubbliche relazioni. Ed è anche una contrapposizione che si basa ancora anche sullo stile, non solo sui valori e sull'idea che attribuiamo alla letteratura. Anche qui Fortini lo dice in maniera metaforica ma netta. La Morante fa stormire tutto il suo bosco di parole. Questa è un'osservazione stilistica, vuol dire che c'è nel romanzo di Elsa Morante e nella tradizione che rappresenta Elsa Morante, questa tradizione moderna, un impegno anche proprio linguistico, stilistico, cioè una grande fiducia nello stile individuale, nello stile che ciascuno scrittore, qualsiasi grande scrittore, riesce a elaborare, nel senso che in questa proposta stilistica c'è anche un po' il senso profondo del suo lavoro. La contrapposizione è fra questo impegno stilistico e quelle che sono invece ricerche di mercato, riscritture, quindi un'attenzione anche alle mode e al dialogo con un pubblico vasto, con un lettore magari non particolarmente colto, non particolarmente forte, non particolarmente specialistico, che è quello di invece appunto dei lettori di Umberto Eco, di Vittorio Tondelli e di Andrea De Carlo. Ora, è chiaro che la prospettiva di Fortini è un po' apocalittica, perché vede la fine di una grande tradizione letteraria e l'inizio di una tradizione che ai suoi occhi è meno grande. È anche vero che Fortini si sentiva parte in causa di questo tramonto, di quella che considera la sua tradizione e che vede in declino. Io penso che però la sua periodizzazione, la sua proposta, diciamo, anche proprio di confine storico che colloca qui in questi primi anni Ottanta, resti valida e sia importante, anche indipendentemente dal giudizio che noi diamo di tutte queste opere. Voglio dire che possiamo benissimo apprezzare Eco, Tondelli o il primo De Carlo,
senza per questo negare dal punto di vista di Fortini una validità storica. Credo che, insomma, al di là del giudizio di valore, abbia ragione Fortini nel vedere una soglia in questi primi anni Ottanta. Pensiamo al caso del nome della Rosa, che è particolarmente significativo. Dicevo, un trionfo non solo italiano, ma planetario, ma soprattutto una anticipazione importante di quello che poi conteranno molti best-seller fra anni 80, anni 90, anni 90 e anni 0. Umberto Eco lo chiamava Double Coding. Il nome della Rosa è un libro costruito un po' su due livelli, perché da un lato è fatto per piacere al lettore di massa, è, abbiamo detto, un romanzo giallo, un libro che si legge in maniera appassionata anche soltanto per sapere come va a finire, chi è il colpevole. C'è una coppia di investigatori, col modello proprio di Sherlock Holmes che aveva in testa Umberto Eco, che era un appassionato lettore di Conan Doyle. C'è una coppia in questa abbazia del 300, c'è un serial killer che uccide i monaci, e c'è una coppia di investigatori sulle tracce dell'assassino. Quindi c'è una forte, come dire, struttura narrativa orientata al giallo, che quindi può piacere anche a un lettore di massa, e infatti avrà un grande successo commerciale. E quindi lo schema del giallo, lo schema del romanzo gotico, tutto ambientato in questa abbazia, che è un po' come un vecchio castello in cui succedono delle cose oscure. E ci sono anche molte sorprese, fra cui un finale proprio con suspense. Però è anche un libro che al tempo stesso può piacere anche al lettore d'élite, al lettore invece molto specialistico, perché Umberto Eco ha avuto l'accortezza e l'intelligenza di mettere invece tutta una serie di riferimenti colti, di strati di significato in questo romanzo. Cioè, per dire, anche chi legge Il nome della Rosa come una specie di allegoria degli anni di piombo italiani, cioè una sorta di romanzo, tra le altre cose, anche un romanzo storico, ma anche un romanzo che parla del presente italiano, che in quegli anni, fine anni 70, quando Umberto Eco l'ha scritto, e primi anni 80, quando è uscito e si è diffuso, erano anni molto segnati dalla violenza politica, insomma, dal terrorismo rosso e nero. E c'è qualcosa di questo effettivamente nel nome della Rosa. Quindi è un libro che può piacere a diversi tipi di lettori, ecco perché forse Fortini parla di ricerche di mercato, lettore di massa, lettore colto, ed è un ottimo, e lo è stato in concreto, un ottimo prodotto di esportazione, è adatto ai gusti internazionali, si presta a un consumo globale, perché dà una certa idea del Medioevo italiano in particolare, insomma, ricostruito anche attentamente, ma che insomma può piacere anche a un pubblico internazionale, non solo italiano. In effetti Eco era perfettamente consapevole di questa operazione. Lui era stato ed era tuttora un semiologo importante, uno che aveva studiato la comunicazione di massa, aveva studiato l'arte di massa, oltre che la filosofia medievale e la letteratura e la storia della letteratura stessa. Quindi un'operazione molto consapevole, così come è consapevole la sua scelta in quel momento di un romanzo molto ricco di narratività. E quindi, se pensiamo a quello che diceva prima Fortini sul Zamorante, magari un romanzo che punta sicuramente meno sulla lingua e sullo stile, che sono invece due caratteristiche importanti, due grandi qualità dello stile di Zamorante, in particolare di Araceli. Il nome della Rosa gioca meno sullo stile individuale, sulla ricchezza del linguaggio, anche sulla gradevolezza di alcuni approfondimenti psicologici, gioca molto sulla trama, come dicevo, che in parte era anche proprio un giallo, la trama di un giallo. E infatti, nell'83, cioè in un testo che Eco scrive a commento della sua operazione narrativa, un po' un manifesto di poetica, sul nome della Rosa, Eco scrive: ci sono modi di divertirsi e di divertire diversi per ogni stagione del romanzo. È indubbio che il romanzo moderno ha cercato di deprimere il divertimento della trama per privilegiare altri tipi di divertimento. Io ho sempre pensato che, malgrado tutto, il romanzo deve divertire anche e soprattutto attraverso la trama. Il che vuol dire, possiamo parafrasare così, negli ultimi due secoli in particolare, il romanzo moderno spesso ha puntato appunto alla profondità più che al divertimento. Secondo me, dicevo, il divertimento è importante, e il divertimento si consegue soprattutto attraverso la trama, cioè attraverso una forte narrativizzazione. E da notare, tra l'altro, che Umberto Eco era, appunto, l'ho detto, professore, studioso, professore universitario a Bologna, al DAMS, e che tra i suoi allievi c'era proprio Tondelli. Ora, Tondelli, che appunto aveva studiato al DAMS, aveva fatto anche degli esami, uno o due esami con Umberto Eco, che lo ricordava anche.
poi per i casi della vita Tonelli morirà giovane, molto prima di Eco, ma insomma c'era stato un rapporto organico tra i due, ed è evidente che Tonelli arriva a considerazioni simili, magari esplicitandole in modo diverso e con strumenti diversi, ma anche altri libertini come Treno di Panna sono, e come Il nome della rosa, sono romanzi che puntano molto sulla trama, che puntano molto sui fatti, sulla narratività, sulla potenza delle storie. In più, a Tondelli in particolare, ma anche De Carlo a suo modo, non si limitano soltanto a saccheggiare la letteratura di genere come fa Umberto Eco, loro guardano anche a linguaggi loro contemporanei, non letterari. C'è moltissimo fumetto in altri libertini, c'è moltissimo rock in altri libertini, c'è moltissimo cinema, nuovo cinema, insomma cinema New Hollywood, soprattutto anni 70 in altri libertini, c'è moltissima fotografia e ancora moltissimo cinema in Andrea De Carlo, in Treno di Panna, che del resto è ambientato a Los Angeles, cioè proprio nella città del cinema, e ci sono alcune visioni californiane, tra l'altro anche in altri libertini. Tondelli aveva un po' quest'idea che la via Emilia fosse un po' come Sunset Boulevard, che ci fossero dei punti di contatto fra l'Emilia Romagna e la California. Questo per dire che effettivamente ha ragione Fortini. In quegli anni Ottanta alcuni libri di esordienti, perché sono tutti esordienti, meno giovane Eco, giovanissimi Tondelli e De Carlo, sembrano portare la narrativa italiana verso la narratività, verso un confronto con la letteratura di genere, per esempio il giallo o l'horror, il gotico, Umberto Eco, e verso linguaggi non letterari ma contemporanei, come il fumetto, come il cinema, come la fotografia. E questa è una straordinaria anticipazione di quello che succederà dopo. Tra gli anni 80 e gli anni 90 noi assistiamo a una serie di esperimenti editoriali preparati dall'industria culturale che vanno proprio in questa direzione. Direi che questo passaggio che comincia nel primo anno 80 si compie in particolare a metà degli anni 90, quindi facciamo un piccolo salto in avanti, quando per esempio nasce una collana ancora adesso attiva come Stile Libero e Einaudi. Siamo nel 96, da pochi anni, un paio d'anni, Einaudi, questo marchio storico della modernità letteraria, in particolare della tradizione del Novecento, no? La casa editrice di Pavese, di Calvino, della stessa Elsa Morante, di Primo Levi, insomma di grandi scrittori simbolo del Novecento, passa di proprietà, passa nelle mani di Berlusconi, c'è un cambiamento, attraverso una crisi economica che lo porta proprio alla bancarotta, porta Giulio Einaudi alla bancarotta, e Einaudi entra nell'orbita di Mondadori, in generale di Berlusconi, e alcune cose cambiano. Nasce per esempio questa collana Stile Libero, affidata a due giovani editor, Repetti e Cesari, che rinfresca un po' il marchio Einaudi, portandolo molto in direzione dei nuovi media, avvicina molto la letteratura alla televisione, al teatro, a cabaret, alla comicità, ancora al fumetto, al cinema e alla musica pop e rock. È un catalogo, che quello di Stile Libero, che contiene tutte queste cose. In particolare, simbolo di questo cambiamento è uno dei testi che inaugura la collana, cioè Gioventù Cannibale, lo vedete a sinistra nella slide, un'antologia di scritture estreme, soprattutto di scritture di ispirazione horror, che guardano moltissimo alla letteratura di genere, per esempio a Stephen King, questo grande scrittore horror americano, o ad alcuni suoi, come dire, epigoni italiani, ma guarda anche in generale al genere non letterario, ma per esempio cinematografico. Guarda moltissimo per esempio a un film di Tarantino, Pulp Fiction, che è uscito nel 94 e che è stato un grande successo internazionale, e che era un film con molta violenza grafica e molta ironia. Violenza e ironia sono anche un po' le cifre di Gioventù Cannibale. Vengono raccolti alcuni giovanissimi, giovani o giovanissimi scrittori esordienti, e si chiede a ciascuno un racconto in questa chiave di estremismo, horror e ironico contemporaneamente. Troviamo in questa antologia scrittori come Magniti, come Nove, che poi ritroveremo molto importanti negli anni 90 e ancora oggi, e che all'epoca erano un poco più che esordienti o esordienti assoluti, e che sono scrittori che proprio nascono alla confluenza tra una tradizione letteraria spesso di genere, a Magniti molto, molto influenzato da King, per esempio, e invece una serie di linguaggi che non sono neanche letterari, ma che sono linguaggi spesso legati all'immagine, e che spesso sono di genere, quindi appunto l'horror, il thriller, il noir,
gli anni 90 sono anche anni in cui comincia questa moda ancora molto forte oggi, per cui le classifiche letterarie sono dominate da scritture di genere come l'horror e il noir. Ecco, direi che Stile libero come collana, Gioventù cannibale come libro un po' simbolo di questa collana, fa capire come la narrativa italiana in questi anni si stia spostando verso una cultura multimediale, che quindi tiene molto, molto conto della presenza dei nuovi media, e si contamina molto questa nuova letteratura multimediale anche con la letteratura di genere. Per cui sempre più l'atlante culturale, diciamo l'orizzonte culturale dei scrittori esordienti negli anni 90, e questo lo vediamo bene, è rimasto anche negli scrittori che sono venuti dopo e che esordiscono oggi negli anni 10, negli anni 0, beh, la loro cultura è una cultura molto pop, cioè rispetto appunto ad autori come novecenteschi, come Gadda, non so, come Moravia, poniamo, come Pavese, come Calvino stesso, che pure era uno sempre molto aggiornato. È chiaro che questi scrittori nuovi degli anni 90, degli anni 0, degli anni 10, hanno soprattutto una cultura fatta di multimedialità e di pop, in cui la letteratura è uno degli ingredienti, ma non più l'ingrediente principale, e in cui la distinzione tra alto e basso è venuta meno, per cui sono scrittori che possono abbeverarsi tanto a grandi poeti e grandi scrittori, quanto a scritture, diciamo, di serie B, o tradizionalmente considerate di serie B, come appunto il noir, il thriller, l'horror. Soprattutto è il segno di un cambiamento anche formale, stilistico importante, cioè questa letteratura così contaminata dalla cultura pop e così contaminata dal cinema, dalla televisione, dalla musica leggera, e dalla letteratura di genere impara soprattutto ad andare veloce. Un grande cambiamento è ritmico, si compie in questi anni, tra anni 80 e in particolare anni 90, si compie un importante cambiamento ritmico nella nostra letteratura, per cui davvero il montaggio narrativo diventa molto più serrato, non solo aumenta la narratività, come già abbiamo visto nel Nome della Rosa e in altri libertini, ma, e già questo si vede molto bene in altri libertini, aumenta la velocità del racconto. Tondelli parlava di sound, di un sound che la sua letteratura voleva, lui voleva avesse, fosse un sound emotivo, lui parlava di scrittura emozionale, quindi un tipo di scrittura molto veloce, un flusso narrativo che colpisse allo stomaco. Quindi una letteratura che punta più all'emozione, diciamo al pathos e all'energia che all'introspezione, alla riflessione, all'analisi, come ancora per esempio in Araceli e nella tradizione moderna che Araceli rappresenta. E allora, se facciamo il punto, all'altezza della metà degli anni Ottanta, libri come Gioventù cannibale, libri come Io non ho paura di Niccolò Magniti, poi adesso vediamo anche Wobinda di Aldo Nove, vediamo che la profezia di Fortini di 15 anni prima, 10-15 anni prima, si è avverata effettivamente. Sul piano industriale abbiamo scrittori giovani o meno giovani che sempre più collaborano con gli editor, la figura degli editor diventa sempre più importante fra gli anni 80 e 90, quindi i coboldi, gli gnomi di cui parlava Fortini cominciano a partecipare alla cucina narrativa. Un scrittore come Elsa Morante naturalmente non tollerava nessun tipo di intrusione nel suo lavoro, e ancora adesso naturalmente ci sono scrittori che non la tollerano, però invece si è diffusa globalmente l'abitudine per cui nella cucina di un libro conta sempre di più, a partire in particolare dagli anni 90, l'intervento degli editor, e anche le strategie di lancio sono improntate sempre più al marketing e a volte anche alla creazione di casi letterari, più di quanto non succedesse, molto di più di quanto non succedesse nel Novecento. Questa è una cosa che un po' Fortini aveva intravisto parlando di Araceli nell'82. E poi si verifica chiaramente l'altra cosa che abbiamo visto Fortini intravedere all'inizio degli anni 80, cioè questa liquidazione della tradizione moderna. Libri come Gioventù cannibale, Io non ho paura, sembrano scritti al di fuori della tradizione dell'Ottocento e del Novecento, in particolare fuori dalla tradizione italiana dell'Ottocento e del Novecento. Non solo viene meno l'egemonia della tradizione letteraria, non solo, cioè voglio dire, per i giovani scrittori, per gli scrittori che cominciano a scrivere tra anni 80, 90 e 0, diventa meno importante la tradizione letteraria, viene integrata da altre tradizioni non letterarie, ma diventa sempre meno importante la tradizione letteraria italiana. I modelli sono spesso presi da tradizioni non italiane, letterarie o non letterarie. Abbiamo fatto prima il caso di Stephen King. Beh, insomma, per uno scrittore come Magniti è chiaro che lo scrittore principale è Stephen King, il modello principale è Stephen King. Io non ho paura,
certi versi è un po' anche questo, una riscrittura kinghiana ambientata nell'Italia del Sud, però King appunto è uno scrittore americano. Ancora nel Novecento gli scrittori italiani avevano soprattutto come modelli altri scrittori italiani. Ecco, a partire dal in particolare poi dagli anni 0 e 10, questo predominio del letterario nella formazione di uno scrittore e questa egemonia della letteratura italiana, della tradizione letteraria italiana nella cultura di scrittori italiani, queste due cose vengono meno. E aggiungerei che anche dalla parte della critica viene meno un po' la tendenza a ragionare in maniera critica, in maniera approfondita sui libri. Si affermano un po' segmenti, nicchie di consumo, anche la critica viene un po' coinvolta in questa come dire, ascesa del marketing anche nelle logiche culturali, nelle logiche letterarie. Credo che sia anche interessante ed è, come dire, parallelo all'aumento di ritmo narrativo il fatto che in molti di questi libri proprio ci siano immagini di velocità. I protagonisti di Tondelli sono spesso giovani che guidano ad alta velocità macchine nella notte, per esempio in Emilia. Il ragazzo protagonista di Non ho paura è sempre in bici. La velocità è una forma ma è anche un tema di questi libri. E d'altra parte, ancora dal punto di vista formale, questa velocità diventa anche una velocità un po' psicologica. Sono libri sempre più, questi degli anni 90 e degli anni 0 in Italia, costruiti su scene madri molto forti, scene madri molto forti, aumentano le azioni, oltre che la narrativizzazione, diminuisce l'introspezione, diminuisce la psicologia, cioè l'analisi psicologica conta più quello che si fa che quello che si pensa a livello proprio della gestione dei personaggi letterari. E poi si instaura un rapporto abbastanza organico con cinema e televisione. Naturalmente gli adattamenti al cinema e alla televisione di opere letterarie ci sono sempre stati, però tra anni 90 e anni 2 diventano organici. Abbiamo detto Il nome della rosa, naturalmente c'è stato un film, ma appunto Io non ho paura di in generale sempre più spesso l'impressione è che questi scrittori scrivano sulla base di una grande cultura cinematografica da un lato e dall'altro quasi pensando a quello che potrebbe diventare una trasposizione cinematografica dei propri stessi libri, e anche per questo al cinema e in televisione conta molto la velocità narrativa, anche per questo la velocità narrativa diventa un valore anche in letteratura. Questo tra l'altro vale anche per cose che vengono scritte proprio in questi anni o addirittura in questi mesi. Se pensate a libri molto letti, molto discussi di questi ultimi 3, 4, 5 anni, ritroverete questi stessi valori di velocità e di multimedialità. Pensate, non so, al bestseller della Auci, I Leoni di Sicilia. Se leggete I Leoni di Sicilia, vedrete un libro che sembra scritto proprio per una trasposizione in serie televisiva, lì c'è una saga. Si vede che ha uno stile, anche proprio una lingua, insomma, una sintassi e una costruzione narrativa molto orientata al racconto seriale. Anche un libro come M di Antonio Scurati è chiaramente influenzato dalla serialità televisiva e pensato per un adattamento seriale. E poi c'è anche l'operazione di Elena Ferrante, che è fatta in questi anni, che è un'operazione interessante, secondo me più raffinata anche di queste due, un tentativo di tenere insieme appunto la scrittura e lo stile della nuova serialità televisiva intelligente e il vecchio feuilleton, un po' come faceva anche Elsa Morante, che naturalmente va ben presente la tradizione narrativa del feuilleton, del romanzo a puntate, del romanzo d'avventura. Ecco, Elena Ferrante ci mette in più anche un'attenzione tutta contemporanea per il racconto seriale, e infatti i suoi libri si prestano molto bene alla trasposizione televisiva, seriale. Una cosa, ecco, una frase che vi propongo di Aldo Nobel, l'autore di Wubinda, siamo sempre nel 96, ma è un discorso che vale anche molte cose che si scrivono adesso. Wubinda, già il titolo di questo libro allude a un telefilm australiano che è stato di ispirazione per Aldo Nobel, ma l'ispirazione non è soltanto sui temi, sui personaggi, è proprio stilistica e formale. Infatti nel 96 Aldo Nobel già lo diceva: il mio scopo dichiarato, scrivendo Wubinda, era quello di riportare il ritmo dello zapping in letteratura, scrivere televisivamente ciò che è breve, veloce e spezzato. È stato un misto di scelta letteraria e, come dire, di gratificante comodità, perché così si vive e così si parla. Non dovevo fare il finale e questo, anziché diventare uno svantaggio, ha finito per conferire coerenza interna al discorso. Si riferisce al fatto che questo
libro è fatto di micro racconti in cui spesso manca il finale, proprio perché appunto, si passa subito da un racconto a un micro racconto a un altro micro racconto con grande velocità e energia narrativa. La scelta del micro racconto è stata quasi obbligata, è la forma più congeniale al genere, quella letteratura televisiva di cui si diceva prima. Mi è capitato durante la lavorazione del libro di mettermi davanti alla televisione e segnarmi le frasi e i modi di dire tipici, particolarmente vuoti, vuoti però significativi, drammaticamente efficaci. Ecco, è una dichiarazione di poetica, mi sembra particolarmente didattica ed esemplare per mostrare quanto questo tipo di letteratura fra anni 90 e anni 0 e ancora oggi è una letteratura sempre meno influenzata da modelli letterari e sempre più influenzata da modelli non letterari, in particolare televisivi, cinematografici e adesso anche naturalmente dalla rete. Nel 96 ancora non c'era, ma che poi invece c'è stata e come. Passerei, continuando insomma su questo filone di una letteratura circostante, di una narrativa circostante sempre più influenzata dalla multimedialità, a vedere anche come le cose poi si modificano un pochino negli anni zero rispetto agli anni 90. Negli anni 90 conta ancora molto la televisione e il cinema, dicevamo. Negli anni zero questo rapporto con i nuovi media resta fortissimo, ma sembra voler integrare un desiderio di confronto con la realtà, anche con la cronaca. Non sono due cose in contraddizione, perché la realtà e la cronaca spesso vengono filtrate da una sensibilità che è sempre più, come dire, televisiva e cinematografica da parte degli autori. Diciamo che la TV non è soltanto, come abbiamo visto con Aldo Nove, con Gioventù Cannibale, con lo stesso Magniti, la TV e il cinema non sono, in particolare la TV, non è soltanto un modello formale di lingua, di sintassi, di montaggio. La TV abitua al sembrar vero delle immagini. L'esposizione alla televisione e alla rete ci abitua a pensare che quello che vediamo è vero e che quindi c'è una sorta di inestricabile distinzione fra ciò che è inventato e ciò che è vero, nel senso che ciò che è vero si proietta su ciò che è inventato, e questo determina la nascita di veri o la proliferazione di veri e propri generi letterari basati proprio sulla confusione tra fiction e non fiction, cioè tra invenzione narrativa e storie vere. In particolare negli anni zero, ma già negli anni 90 c'era stato, non so, penso ai primi libri di Veronesi, per esempio, c'era stato qualche tentativo in questa direzione, o di Ermanno Rea, poi lo vedremo. Insomma, a partire dagli anni zero esplode una letteratura, una narrativa che mescola storie vere e storie inventate. Allora, certamente un buon esempio di questo tipo di narrativa è rappresentato da Gomorra nel 2006, un libro che ha certamente tutta la forza e l'energia di un rapporto con la realtà, con la cronaca, perché parla di fatti veri, sfrutta documenti, e parla sostanzialmente di Gomorra, di un'area, insomma, camorristica, però è anche un libro fortemente legato stilisticamente al cinema, appunto che è alla televisione, appunto che diventerà facilmente un film, peraltro molto bello, di Matteo Garrone, e poi, come sapete, una serie televisiva di grande successo internazionale. C'è un'osmosi fra il linguaggio cinematografico televisivo e il linguaggio di Saviano, le metafore che usa, per esempio. Comincia a partire da Gomorra, e anche prima di Gomorra già c'era, per certi versi, diciamo che Gomorra finisce col catalizzare questo tipo di tensione che si crea fra anni 90 e anni 0, fra appunto fiction e non fiction, storie vere e storie inventate. E allora assistiamo nella letteratura italiana degli anni 0, in particolare ancora degli anni 10, a una vera e propria esplosione del cosiddetto non fiction novel, romanzo di non fiction. Lo stesso Saviano ha riconosciuto un grande debito nei confronti di un libro come bellissimo, come Mistero Napoletano di Ermanno Rea, anni 90, un libro del 2000 di Antonio Franchini come L'Abusivo. Sono libri che, diciamo, anticipano molte cose che poi diventeranno comuni con Gomorra e a partire da,
poi col successo che Profond ha avuto, e che in questi, in particolare in questi due libri, Mistero Napoletano e L'Abusivo, hanno, come dire, una straordinaria qualità narrativa. Quello che fa in più, per così dire, Gomorra, e che forse spiega in parte il successo di libri che poi saranno costruiti in parte come quello di Saviano, è anche il fatto che l'ha spiegato molto bene Baricco, con una metafora. Gomorra realizza un po' quello che è uno straordinario sistema passante. Che cos'è un sistema passante? È un'immagine di cui io parlo nella letteratura circostante, che ho preso in prestito proprio da Alessandro Baricco, scrittore naturalmente, ma anche intelligente lettore e critico del presente. Notava Alessandro Baricco negli anni zero che, secondo lui, da un po' di anni a questa parte, la qualità di un libro, per meglio dire, la sua capacità di imporsi, ecco, come libro importante, la sua capacità di farsi leggere, di farsi discutere, questa qualità dipende non tanto dallo spessore del libro, cioè appunto diciamo dalla qualità artistica, estetica del libro, dipende soprattutto dall'energia che un libro è in grado di ricevere da altre narrazioni. E poi di mescolare questa energia, assorbire energia da altre narrazioni, mescolarle, cucinarle, rielaborarle e poi riversarle in altre narrazioni. Dice Baricco, la capacità che un libro ha oggi di imporsi è molto legata alla sua capacità di farsi sistema passante di informazioni, entrando in sequenza con altri messaggi. È un concetto della fisica, questo del sistema passante. Abbiamo un sistema passante quando appunto si crea un circuito che assorbe informazioni dall'esterno e poi le riversa ancora all'esterno dopo averle rielaborate. Se ci pensate, è proprio quello che è successo con Gomorra, ma con molti altri libri di successo critico, non solo mercantile, insomma, degli ultimi anni. Sono libri che hanno sempre grandi legami con la cronaca, con il presente, o proprio con fatti di cronaca, come è il caso di Gomorra, o in generale con temi, argomenti, atmosfere di moda. La capacità della nuova narrativa italiana di entrare in relazione in qualche modo con altre narrazioni non letterarie è spesso un elemento che spiega il successo del libro, e spesso spiega il successo in particolare di questo tipo di narrativa che è il non fiction novel, cioè storie vere più storie inventate, spesso in contatto con la cronaca, con la storia. Un altro libro bello di non fiction novel, più recente, ha vinto anche il premio Strega qualche anno fa, è La scuola cattolica di Edoardo Albinati, che è in collegamento con un fatto di cronaca nera degli anni 70, la cosiddetta strage del Circeo, però attorno a questo nucleo narrativo poi costruisce altre spirali. Anche questo è un ottimo esempio ad alto livello di sistema passante. Ma c'è anche un'altra cosa che spiega l'interesse, io credo, il successo di un libro come Gomorra e in generale di molti libri che si muovono tra fiction e non fiction. Il fatto che in questi nostri anni 0 e 10 in particolare, questo non fiction novel spesso si collega non solo alla realtà e alla realtà extraletteraria, ma anche a una prima persona individuata, precisa, spesso in collegamento organico con la prima persona dell'autore stesso che scrive, una sorta di gioco di specchi fra l'io che scrive e l'io che racconta. Ecco, sempre più di frequente la fiction e anche la non fiction fra gli 10 e anni 0 si è legata alla prima persona. È un fatto eclatante della narrativa italiana, e non solo italiana, occidentale in generale, di questi ultimi 20 anni in particolare. Anche qui conta molto il rapporto col giornalismo, perché questa è spesso una prima persona che investiga, indaga, si sporca le mani con una materia cruda, reale, ma è importante che spesso si tratti proprio di una persona non astratta, ma concreta. Altri generi di grande successo in questi anni sono le cosiddette autofiction, o a volte anche biofiction. Abbiamo autofiction quando appunto abbiamo un racconto, una narrativa in cui autore, narratore e protagonista condividono la stessa identità anagrafica. Nella biofiction abbiamo invece ancora una forte struttura, quindi nell'autofiction c'è una forte struttura autobiografica, solo che non sono autobiografie, sono romanzi, anzi l'autofiction si collega proprio alla confusione tra autobiografia e romanzo. Diciamo che sono romanzi che sembrano autobiografie. Poi c'è anche la biofiction, cioè un tipo di narrativa in cui si prende un personaggio, lo si racconta biograficamente, quindi in una forma biografica,
spesso con forti inserti di fiction. E sapete che autobiografia e biografia sono generi veridici, sono generi che presuppongono un patto col lettore basato sulla verità di quello che si racconta. Ecco, autofiction e biofiction prendono rispettivamente l'autobiografia e la biografia e invece li contaminano con l'invenzione narrativa. Quindi sono generi ibridi, un po' come è ibrido un libro come Gomorra, o come L'abusivo di Franchini, o come Mistero Napoletano di Ermanno Rea, o come La scuola cattolica di Edoardo Albinati, cioè libri quelli basati più sulla commistione col giornalismo, col reportage, con l'inchiesta. Mentre questi, ho fatto alcuni esempi, Walter City, Scuola di Nudo, Michele Mari, Leggende private, Emanuele Trevi, Sogni e favole, sono libri in cui appunto la mescolanza è più tra autobiografia e romanzo, anche spesso, per esempio molto in Trevi, autobiografia, saggio e romanzo, ma spunti saggistici ci sono anche in Scuola di Nudo di Walter City e Michele Mari, in Leggenda privata di Michele Mari. Ecco, tutti questi libri, questi, Rea, Franchini, Albinati, lo stesso Gomorra, più sospesi fra giornalismo e letteratura, o questi altri, quelli di City, di Mari, di Trevi, più sospesi tra l'incrocio fra il romanzo e l'autobiografia o la biografia, sono tutti esempi di scritture che potremmo definire ibride, perché rispetto al romanzo tradizionale basato sulla fiction pura, sull'invenzione pura, propongono invece una commistione di vero inventato. Io direi tanto più sono belli e interessanti questi libri, e mi sembra che questi lo siano tutti, ciascuno a suo modo, tanti libri che meritano una lettura attenta, in alcuni casi potremmo forse considerarli dei capolavori dell'ultracontemporaneo italiano. Ecco, questo tipo di scritture ibride sono forse tanto più interessanti quanto più, almeno a me così sembra, spingono a un massimo livello di tensione la confusione tra il vero e l'inventato. Questo succede sicuramente in Scuola di Nudo, che forse è la nostra prima vera autofiction italiana, del 94. Succede nel bellissimo Leggenda privata di Michele Mari, in cui ci sono anche, diciamo, un uso molto intelligente delle fotografie e uno stile molto, molto potente, molto personale da parte di Michele Mari. Succede certamente in Sogni e favole di Emanuele Trevi, il libro struggente proprio sulla fine forse della tradizione del Novecento, sugli effetti che può fare su uno scrittore che è un po' nostalgico di questa tradizione. Ecco, questi sono esempi, diciamo, interessanti di scritture ibride, ma ce ne sono anche altri che in un certo senso aumentano forse anche la temperatura narrativa, introducendo nello schema della commistione di genere, dell'ibridazione di genere, insomma, del non fiction novel, anche elementi legati, non dico al giallo, ma insomma al mistero, all'enigma. Ecco, certamente uno dei capolavori, uno degli incunaboli, uno dei primi esperimenti narrativi che hanno fatto questo tipo di, che hanno preso questo tipo di direzione, è A sangue freddo di Truman Capote, in Cold Blood. Già, diciamo, Capote fra anni 50 e anni 60 è uno scrittore americano che viene dal giornalismo, ma mette, diciamo, a servizio della letteratura l'energia proprio dell'inchiesta giornalistica. E Cold Blood è il suo capolavoro, forse. Lì un vero fatto di sangue, una strage di una famiglia nel Midwest, seguita da Truman Capote proprio come giornalista per giornali americani, diventa poi un romanzo che ha, come dire, l'energia dell'inchiesta giornalistica su un fatto di sangue e poi però anche la qualità psicologica e strutturale e narrativa del romanzo. E negli ultimi anni, penso in particolare proprio al 2020, tra il 2020 e il 2021, abbiamo avuto due libri che hanno ciascuno a suo modo un rapporto, direi, abbastanza diretto con questo precedente, A sangue freddo di Truman Capote. La città dei vivi di Nicola Lagioia o ancora Walter City, La natura innocente. Sono entrambi libri che hanno al centro un assassinio violento, il caso Foffo e Prato, nel caso di Nicola Lagioia, un efferato omicidio a Roma, senza movente, potremmo dire, e nel caso di Walter City un matricidio avvenuto a Catania negli anni 90, e anche in questi casi abbiamo a che fare con due libri interessanti, perché anche qui il rapporto con la tradizione, in questo caso, del non fiction novel, è portata a un grande
livello di tensione narrativa e anche di contraddizione interna. Personalmente, ecco, ritengo che non fiction novel più interessanti siano quelli che portano lo spettatore su terreni un po' scivolosi e provano a ingannarlo fino in fondo, insomma, senza accontentarsi di prendere dalla cronaca o dalla storia semplicemente l'energia narrativa che alcuni eventi possono avere, ma invece lo mettono proprio al servizio di una struttura letteraria. Io mi fermerei qui, un po' perché mi sembra che abbiamo, diciamo, toccato alcuni dei principali generi dell'ultracontemporaneo e abbiamo anche abbozzato una periodizzazione minima. Le cose cambiano un po' fra anni, abbiamo visto, no? A fine degli anni 70, inizio degli anni 80, e poi hanno un'evoluzione graduale tra anni 90 e anni 0. Mi sembra che abbiamo toccato alcune delle questioni principali che volevo toccare, alcune delle novità di genere, alcune delle novità formali e stilistiche, soprattutto all'insegna dei cambiamenti un po' di repertorio culturale e anche proprio di lingua, di stile, di montaggio narrativo. E soprattutto abbiamo parlato di un po' di libri che valgono, a mio avviso, di questi anni, più o meno belli naturalmente, ma tutti secondo me con gli elementi interessanti di cui discutere tra di noi e anche in classe. Mi piacerebbe lasciare un po' di minuti a un'eventuale discussione per affrontare così alcune curiosità che possono essere scaturite da questo mio intervento. Professore, grazie intanto per questa lezione e infatti adesso possiamo passare a discutere alcune delle sollecitazioni arrivate dai nostri ascoltatori e dalle nostre ascoltatrici. Abbiamo sempre in ballo la sua promessa di portarci qualche altro esempio di libro da cercare in classe, anche se già la lezione ne ha affrontati altri, ma prima la volevo richiamare sul tema degli autori, della figura stessa dell'autore, perché lei finora ci ha fatto vedere come cambiano negli ultimi anni le opere letterarie, ma forse possiamo dire che anche la figura del letterato, del romanziere, dello scrittore è cambiata negli ultimissimi anni e forse vale la pena di dire qualcosa da questo punto di vista. Sì, io insomma preferisco partire dalle opere, però in realtà la novità degli ultimi anni è proprio un rapporto sempre più organico fra autore, inteso come figura pubblica, e opera. Forse è un cambiamento che in Italia comincia con Pasolini, quindi modello nobile. Mi sembra che sia lui il primo scrittore italiano la cui opera è difficile da capire e da apprezzare anche, per certi versi, fino in fondo, se si prescinde dalla figura, dal personaggio Pasolini, cioè da Pasolini come figura autoriale. Non a caso la figura, è proprio il corpo di Pasolini compare così spesso nelle opere di Pasolini, al cinema per esempio, le apparizioni nei suoi film, le apparizioni nei suoi documentari, ma anche nelle sue opere letterarie. Molto probabilmente il suo ultimo romanzo, Petrolio, se Pasolini avesse fatto in tempo a finirlo, sarebbe dovuto uscire con delle foto di Pasolini vestito e nudo, incluse proprio nel romanzo. Dico questo, che è un grande precedente, quindi risale già alla metà degli anni 70, perché mi pare che poi, successivamente, questa intuizione precoce pasoliniana della possibilità di sviluppare un'opera artistica e anche letteraria che includesse in qualche modo la figura fisica dell'autore, o perlomeno la sua presenza simbolica e pubblica, ecco, mi sembra che sia stata poi invece sviluppata da quelli che sono venuti dopo, e anche qui, soprattutto a partire dagli anni Ottanta. Prima, ancora una volta, si potrebbe risalire appunto ai casi di Eco, di Tondelli, ma soprattutto di Tondelli in questo caso. Con Tondelli già si vede quanto è importante per la fortuna commerciale, ma anche critica di un'opera, penso proprio all'opera letteraria di Tondelli in generale, non solo altri libertini, anche i libri che ha scritto dopo, quanto è importante la dialettica che si crea tra la pagina scritta e la figura dell'autore. Quanto conta per i lettori di Tondelli, per i lettori dei libri di Tondelli, la figura di Tondelli, cioè questa figura di un giovane a vita, di un giovane esordiente, di un giovane vitalistico, abbastanza vicino per certi versi alla figura pasoliniana o per certi versi lontanissima, ma comunque una figura forte di autore. Ecco, a maggior ragione succederà poi negli anni 90 e negli anni 0 che questa integrazione dell'autore e del mito autoriale all'opera letteraria diventerà
fattore importante di successo anche critico. Pensiamo al caso di Gomorra ancora, cioè un'opera che è difficile ormai scindere da quella della figura di Saviano. Un'opera la cui fortuna comincia proprio quando Saviano, inteso come icona, diciamo, dell'antimafia, dà forza al libro, mentre il libro dà forza alla figura. Oppure pensiamo al caso, per certi versi, opposto di Elena Ferrante, pure un nome che abbiamo fatto. Invece la forza viene da un'assenza di fisicità, ma l'assenza totale di fisicità può essere altrettanto forte di una iperesposizione mediatica. Anzi, di fatto coincide con un'iperesposizione mediatica. Diciamo che le formule e le ricette possono essere le più diverse. Può essere la ricetta di Pasolini e di Tondelli, o può essere quella di Saviano, basata su una presenza molto forte nei media, sulla rete, nei giornali, in televisione, oppure può essere ancora la ricetta di Elena Ferrante, cioè di una sorta di invisibilità che crea il mito. Quello che viene meno, in ogni caso, è la figura dell'autore appartato, novecentesco o anche ottocentesco, cioè l'autore di cui non si sa niente, semplicemente, di cui non possiamo conoscere i vizi, le virtù, nemmeno la faccia, nemmeno il volto. Lo scrittore che studia e basta, lo scrittore che passa il suo tempo leggendo e scrivendo, lo scrittore che si esaurisce tutto nella sua opera scritta. Diciamo che la tendenza degli ultimi 30 anni è quella di integrare la letteratura scritta con tutta una parte non scritta, che invece prevede appunto la presenza autoriale, prevede il gioco a ripiattino con mass media, prevede il ruolo dell'industria culturale. Diciamo che in questi 30 anni la storia della letteratura, soprattutto della narrativa, del romanzo, di questi ultimi 30 anni, è anche la storia di un romanzo che sempre più integra alla propria dimensione scritta, cartacea, stilistica, una dimensione iconica, una dimensione massmediale, multimediale, in varie forme, ma con questa caratteristica comune, con questa presenza. In teatro si parla di presenza, no? Quando un attore ha una presenza scenica carismatica. Diciamo che sempre di più questa presenza carismatica, più o meno carismatica naturalmente, ma questa presenza supplementare, simbolica, integra sempre di più l'opera sola scritta. Da questo punto di vista, una figura quasi paradossale, lei nel suo libro lo fa vedere molto bene, è quella, rispetto a quanto appena detto e a quanto ha detto durante la lezione, è quella tutto sommato di Aldo Busi, che è un precursore da un certo punto di vista per la sua esposizione mediatica, ma allo stesso tempo rivendica invece per le sue opere letterarie proprio una letterarietà che si dimostra nel fatto che non sono traducibili in film o fiction, come invece che caratterizza invece la caratteristica appunto delle ultime opere letterarie. Possiamo dire qualcosa? Molto interessante, la ringrazio per questo sputo, perché in effetti quella della figura di Busi è molto interessante, perché è proprio di confine, non a caso uno scrittore sostanzialmente negli anni Ottanta, cioè uno scrittore che esordisce e si impone subito negli anni Ottanta. Il suo primo libro è subito bellissimo, Segnale sulla gioventù, 1984, e lì comincia quella che è anche la fortuna critica di Busi, ma anche la fortuna mediatica di Busi. Però la sua è una figura di confine, perché come gli scrittori venuti dopo e prima degli scrittori venuti dopo, Busi è uno scrittore straordinariamente abile a gestire la propria presenza, per esempio televisiva. Era un autore che andava spesso in televisione, adesso magari non tutti lo sanno perché è passato del tempo, ma insomma erano negli anni Ottanta, in particolare ancora negli anni 90, Busi, e poi ancora più recentemente in qualche reality show di qualche anno fa. Insomma, Busi ha sempre mantenuto un'accurata gestione della sua presenza televisiva, in particolare, giocandola anche con grande intelligenza, da persona intelligente qual è, e anche istrionica. È una persona che ha particolari, uno scrittore che ha grandi qualità non solo letterarie, ma anche istrioniche, e quindi è particolarmente bravo in questo aspetto, diciamo così. Però, a differenza di molti scrittori circostanti, per Busi è molto netta la distinzione tra letteratura e immagine. È molto netta la distinzione fra la qualità della sua opera narrativa
e, diciamo così, la scenicità, la presenza scenica, la presenza mediale della propria figura, della propria mitologia. È molto diversa, e per Busi quello che conta è la letteratura. Lui ha sottolineato spesso che non gli interessa nessuna riduzione, nessun adattamento cinematografico dei suoi film, dei suoi libri, chiedo scusa. Del resto è impossibile, perché sono libri con una qualità letteraria e una costruzione decisamente poco adatto all'adattamento televisivo o cinematografico. Non gli interessa e non la considera una forma d'arte. Arte per lui è il romanzo, tra l'altro un romanzo che invece è imbevuto di tradizione letteraria, perché è un romanzo che si ispira molto al Settecento inglese, all'Ottocento, insomma, ha dei modelli prettamente letterari Busi, e quindi, pur essendo un istrione molto abile, più abile forse di tanti altri più giovani istrioni venuti dopo di lui, a differenza di quei giovani istrioni, per Busi la distinzione tra alto e basso è molto netta, soprattutto è molto netta la distinzione tra ciò che è letterario e conta per lui, e ciò che non è letterario e conta molto meno. Grazie. Una delle domande che arriva mi sembra molto interessante, perché le chiede, in tutto quello che ci ha detto, le categorie che ha chiamato in causa per spiegare la letteratura circostante, non ha mai utilizzato una categoria critica che invece ha avuto molto successo, forse più qualche anno fa, ovvero la categoria del postmoderno. Ha ancora senso? Serve ancora qualcosa per spiegare la letteratura degli ultimi anni, o ormai ha perso la sua vitalità? Io non sono un grande fan di questa categoria, mi sembra un po' troppo lasca, un po' troppo abbondante. No, è utile certamente sul piano storico e antropologico. Postmoderno, postmodernismo, postmodernità sono categorie sicuramente utili per capire per sommi capi che cosa sta succedendo, soprattutto in Occidente, negli ultimi 70 anni. Però se dobbiamo fare una storia dell'ultracontemporaneo, cioè degli ultimi 30 anni, come ho provato a fare io, cioè una storia intanto degli ultimi 30 anni, e poi in particolare una storia della letteratura, e poi in particolare una storia delle forme letterarie, ecco, allora, se quello deve essere il nostro punto di vista, io credo che parlare di postmoderno non è tanto utile, mi sembra un calderone troppo grande, mi sembra che non dia conto di tutte le cose importanti che sono successe negli ultimi 30 anni. Non è del resto una categoria che nasce in letteratura, è una categoria che viene un po' adattata alla letteratura, può avere certamente un uso utile, oculato, ma insomma io tendo a preferire categorie più umili, più ristrette, più di servizio se vogliamo, però forse anche dal mio punto di vista più precise. Qualcuno chiede invece se, rispetto a quanto ha detto sulla contaminazione fra giornalismo, inchiesta e letteratura, se possiamo considerare un precursore di questa tendenza l'opera di Leonardo Sciascia. Sì, Leonardo Sciascia è stato uno straordinario scrittore, uno di quelli che tra l'altro andrebbe letto molto a scuola, è uno di quelli che secondo me funziona benissimo a scuola, perché è stato un grande scrittore e perché secondo me conserva una grandissima forza, una grandissima qualità stilistica innanzitutto, espressiva, conoscitiva. E alcuni dei suoi libri migliori, e sono quasi tutti molto belli dal mio punto di vista, secondo me sono anche particolarmente, ecco, sono un po' quello che dicevo all'inizio, sono i libri di Sciascia, secondo me sono libri non solo molto belli, ma anche ancora molto capaci di farsi apprezzare e capire da un pubblico anche giovane. Però per esempio tutto il discorso che abbiamo fatto sul non fiction novel, sul libro inchiesta, sull'importanza che ha il reportage, la forma del reportage nelle nuove scritture narrative, beh, è chiaro che trova in alcuni libri di Sciascia negli anni 70 in particolare un grande precursore. Io penso a un capolavoro come La scomparsa di Majorana, per esempio, o a un altro capolavoro come L'affermoro. Certo, sono libri che andranno un po' storicizzati, perché raccontano comunque vicende legate a un passato italiano, storico, preciso, però sono libri che conservano intatta una grandissima energia stilistica, linguistica e conoscitiva, e sicuramente sono all'origine di dei migliori non fiction novel di oggi italiani. Quello che è un po' cambiato semmai è il rapporto proprio con l'immagine. In Sciascia non è così importante, mentre è molto importante nei non fiction novel italiani di oggi. Però certamente Sciascia è un modello del resto riconosciuto per alcuni degli autori di cui abbiamo parlato. Lo è per esempio per Ermanno Rea,
Io credo che sia molto presente anche in alcune cose di siti, lo stesso La Gioia credo che l'abbia letto attentamente. Quindi, senz'altro, Sciascia è un grande precursore ed è uno scrittore in generale, secondo me, da recuperare in classe, oltretutto. Ecco, su chi e cosa e come recuperare la letteratura circostante in classe, lei ha già dato diversi titoli e diversi spunti, ma mi chiedevo se voleva dar corpo a quella sua promessa di dare altre indicazioni ai nostri ascoltatori in questo senso. Ma in realtà si possono seguire varie strade, si può seguire una strada, non so, si può utilizzare il circostante per vedere appunto come cambiano i generi, quindi fare un discorso sui nuovi generi letterari. Per esempio parlare di quello che negli ultimi 20-30 anni un abbraccio sempre più stretto fra giornalismo e letteratura, che spesso è all'origine di libri brutti, che prendono dal giornalismo magari la superficialità di scrittura, la sciatteria stilistica, e dalla letteratura l'assenza di responsabilità. Però, questo nei casi peggiori, che sono molto numerosi naturalmente, o nei casi mediocri, che sono più numerosi ancora. Però ci sono anche invece grandi libri che sono nati in questi anni da questo abbraccio. Allora si può fare un discorso su questo nuovo rapporto tra giornalismo e letteratura, e andare magari un po' all'indietro, appunto riprendere Sciascia, ma riprendere anche lo stesso Pasolini. Prima abbiamo parlato, siamo nel centenario pasoliniano. Io credo che in classe possano leggersi con grande profitto alcuni singoli articoli che Pasolini scriveva per Corriere della Sera negli anni 70. Penso ad alcune cose di Scritti Corsari o di Lettere Luterane, che sono molto belle. Io verifico che con i ragazzi funzionano ancora molto bene. O addirittura si può andare ancora, restare in quegli anni 70, cioè un po' alla preistoria del circostante, recuperare alcune cose di Goffredo Parise, in Guerre politiche, per esempio, alcuni reportage veri e propri di Parise sono straordinari pezzi di letteratura, o Fame, per esempio, il suo sillabario ambientato in Africa è esemplare in questo senso. Però si può partire, usare quei testi, per poi arrivare invece a oggi. E allora recuperare, per esempio, un libro degli anni 90, bello, di Antonio Pascale, che si chiama La città distratta, pubblicato dall'Ancora del Mediterraneo e poi ripubblicato da Einaudi, quindi oggi nel catalogo Einaudi, che è un reportage su Caserta, che viene prima di Gomorra, e che secondo me è anche più bello di Gomorra, per certi versi. Oppure, un altro autore di cui abbiamo parlato è Walter Siti, io penso che un suo romanzo del 2008, Il contagio, è un ottimo modo per chiudere questa galleria, è quello un reportage sulle borgate romane, molto diverso da altri reportage nelle borgate romane, con un alto tasso di non fiction, ma anche con un alto tasso di fiction, se Dio vuole, e soprattutto con una forza stilistica e anche proprio un'energia narrativa e conoscitiva che può chiudere questa galleria, per esempio, da Pasolini a Parise, da Sciascia a Pascale, da Pascale a Siti. Allora, Siti, se vogliamo restare nell'esplorazione di un genere, poi si possono percorrere strade più semplici, forse anche più, per certi versi, spontanee. Per esempio, si possono scegliere alcuni temi dell'ultracontemporaneità, sono anche naturalmente temi del romanzo ultracontemporaneo. Per esempio, c'è questo, secondo me, bellissimo romanzo di Domenico Starnone che si chiama Lacci, che è un modo per parlare della famiglia contemporanea in un modo non banale, non retorico. Vedere anche appunto le magagne che ci sono nei legami familiari, Lacci appunto. Oppure, visto che siamo in tempo di guerra, si può parlare di guerra attraverso autori e autrici ultracontemporanei. C'è questa straordinaria raccolta di poesie di Antonella Nedda, per esempio, Notti di pace occidentale. Molte delle poesie di Antonella Nedda parlano della guerra del Golfo, della guerra in Bosnia, e lo fanno anche qui in maniera antiretorica. Certo, non è un libro semplice, ma con la mediazione del docente, per me può arrivare molto forte agli studenti. Ho ancora un libro degli anni 90 di Luigi Pintor, Servabo, che contiene molti ricordi della Seconda Guerra Mondiale, e che però vede la Seconda Guerra Mondiale anche poi nel suo strascico secondo novecentesco. È un libro degli anni 90, straordinario, che può servire bene per un discorso sulla guerra. Ma il discorso potrebbe continuare. L'ecologia, di cui so che avete parlato anche in altre lezioni,
c'è questo libro di Laura Pugno, Sirene, che è un libro quasi di fantascienza, e che può servire in modo non canonico a parlare di temi legati all'ecologia e all'Occidente. O ancora un tema di attualità di questi anni è quello delle migrazioni. Certo. Secondo me c'è un romanzo di 3 anni fa, mi pare, di Giulia Corsalini, pubblicato da Nottetempo, la lettrice di Chekhov, che è esemplare soprattutto perché è un tema, questo, molto affrontato dalla narrativa circostante, questo delle migrazioni, quasi sempre in maniera retorica, quasi sempre in maniera con un eccesso di pathos e un'assenza di controllo sentimentale. Il libro di Giulia Corsalini è il contrario, invece. Anche, ne ha scritti 2 in realtà, anche Colia, il secondo, un po' su questo argomento, ed è un esempio di come un tema molto pericoloso da maneggiare in letteratura di questi giorni, perché ha facile rischio di retorica e di sentimentalismo e di melassa, e quando c'è una scrittrice brava che ne parla invece col ciglio asciutto, come si dice, ne parla invece con lucidità e con sobrietà. Ma sono esempi che potrebbero moltiplicarsi, certo, naturalmente. Certo, certo. Allora, grazie di questi esempi, di questi spunti anche didattici, che sono sicuro le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori apprezzeranno moltissimo. Su questo dobbiamo chiudere. Io quindi ringrazio il professor Simonetti. Grazie a voi. E ringrazio chi ha voluto ascoltarci. Vi do appuntamento alla prossima e ultima lezione per quest'anno, dedicata a Verga tra folklore e modernità, che si terrà martedì 21 maggio alle 18:30. Arrivederci a tutti. Arrivederci.